Il terreno dello scontro tra Salvini e Meloni si allarga non solo sul terzo mandato per i governatori di regione, ma anche sulla guerra a Gaza dopo la trattativa telefonica avvenuta tra la Premier e la segretaria Demme Elly Schlein, andando con ordine di fatto Fratelli d'Italia, così come Forza Italia sta frenando la Lega. Fratelli Italia prenderà le proprie scelte. La Lega non ha concordato con noi la presentazione di quell'emendamento, quindi ci sentiamo liberi di scegliere serenamente quello che pensiamo sia giusto. Per una tutela del sistema democratico, per una garanzia che permetta di prolungare o di garantire l'alternanza, noi riteniamo che sia giusto che siano due i mandati per i presidenti di regione. Ma il carroccio tira dritto. Tetto del secondo, terzo, quarto mandato, secondo noi è sbagliato. Se un sindaco, se un presidente di regione, se un ministro, se un presidente del consiglio è bravo, deve potersi sottoporre al giudizio delle persone e degli italiani e se votato continuare ad amministrare. Il PD, anche se al suo interno è diviso, non chiude definitivamente la porta, ma sottolinea che andrebbe riformato tutto l'impianto. Per il resto dei partiti di opposizione è un secco no. Noi siamo contrari al terzo mandato perché non vogliamo delle piccole monarchie che crescano nelle regioni o dei potentati locali. Deve esserci rinnovamento in democrazia, poi Lega e Fratelli d'Italia ormai litigano su tutto e questo non è un bene per il paese perché tra l'altro i risultati li vediamo, non governano questo paese.